campo. Mimmo Fioretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Rossi, buongiorno Righelli, buongiorno Angeloni, buongiorno. Come a tutti. Righelli, buongiorno Ferilli. Ciao, no. Mimmo. Che dobbiamo fare? Ferilli. Oggi è così. Mimmo, c'hai le dette? Non lo sapevo. C'è questa novità. Dietro, però. questa piccola particolarità. Le ciappette. Capito? Ferretti, allora, guardi, le dico un po' come la situazione. Le dico come la situazione. Allora, innanzitutto sull'interpretazione della partita ci sono delle, non anche delle sfumature, proprio delle differenze sostanziali tra il me Righetti, e dall'altra parte c'è un Galoppini. Cioè io e Righetti abbiamo detto sostanzialmente se ci scappava il 3-3 non avremmo gridato allo scandalo per quello che si è visto ieri in campo con De Santis che ha insomma salvato la Roma in più di un'occasione. Riccardo, non è così, prevalgono le attenuanti e soprattutto dice: non ho visto una Roma che poi tutto sommato rischiava, avrebbe meglio, poteva finire anche 4-2. Per non ho visto sta Roma graziata dall'Udinese, insomma. Ecco, tu come a mente allora, fredda, vai. Ci eravamo lasciati con da una parte il lodo Rossi, dall'altra il lodo forse Righetti Ferretti per la rima della impossibilità da un punto di vista tattico di far giocare insieme Destro e Totti. Poi alla fine Garcia ha optato per questa soluzione e le cose sono andate bene per quanto riguarda la fase offensiva, tant'è vero che i due sono quelli che hanno prima Totti sbloccato i risultati e poi Destro ha raddoppiato. Però se andiamo a vedere che la squadra ieri ha sofferto, diciamo, ha subito una serie infinita di palle gol da parte della squadra avversaria, probabilmente c'è un concorso di colpa anche nell'aver disegnato una squadra probabilmente poco equilibrata, tenendo conto, noi sì, forse Rudy Garcia non, come posso dire, aveva sperato in qualcosa di diverso, che quando ti vengono a mancare due giocatori come De Rossi e Strootman fai fatica anche a coprire. Quindi la squadra secondo me ha risentito un pochino sì del fatto che mancassero soprattutto due giocatori come De Rossi e Strootman che ti proteggono la difesa, e quindi la difesa ha subito un po' troppo gli attacchi degli avversari, ma davanti non c'era un adeguato lavoro di copertura secondo me da tutti gli attaccanti, che c'è stato sì, ma c'era bisogno di qualcosa in più proprio perché ti mancavano dei giocatori determinanti nell'economia, nell'equilibrio difensivo della squadra, e mi riferisco ovviamente a De Rossi e a Strootman. Per il resto c'è da dire che l'Udinese ha giocato in maniera diversa da come ce l'aspettavamo. Ovviamente ieri pensavamo a un 4-2-3-1 perché questo c'era arrivato da Udine, poi Guidolin si è messo 3-5-2, anzi forse 3-5-1-1, e a centrocampo si è piazzato con una superiorità numerica che ha dato un po' fastidio alla Roma, che ha però delle qualità migliori da un punto di vista individuale, le ha sfruttate. Non è un caso assolutamente che sia tornato in campo Totti e la Roma sia tornata a segnare e di conseguenza a vincere. Mi prendo la vittoria. Io ieri avevo detto, no, e ci sono tutti i testimoni, che mi sarei preso anche una vittoria a puzza di culo con un gol fasullo all'ultimo minuto, ma quello appartiene ad altre squadre, non certamente alla Roma. Mi prendo i 3 punti, sono molto felice che la Roma abbia vinto, perché all'inizio della partita, prima del fischio d'inizio, la Roma era appaiata, anche se con una gara in meno rispetto al Napoli. Mi tengo la prestazione della fase offensiva e faccio delle grandi riflessioni invece sulla fase difensiva. Detto tutto questo, De Santis ha dimostrato di essere un portiere ancora di affidabilità, di grande affidabilità in alcune circostanze. Secondo me qualcosina ha sbagliato anche in una partita che può essere giudicata molto positiva con quella di ieri, tant'è vero che per quanto riguarda perlomeno il Messaggero noi abbiamo dato De Santis migliore in campo. Per il resto ci sono alcune cose che io vorrei chiarire insieme con voi. Rispondendo alla tua domanda iniziale, la vittoria è una vittoria sofferta, credo che arrivati a questo punto io personalmente me ne sbatto di chiudere il campionato con la miglior difesa, a me interessa chiudere con il secondo posto, quindi se dovessero arrivare tutte vittorie così, con un gol di scarto 3-2, 4-3, 5-4, a me non me ne frega niente. Mimmo, visto che lo dicevo prima, da questo momento in poi si guarderà molto, secondo me sbagliando, però credo che sia anche naturale, inevitabile, si guarderà molto anche lo stato di forma dell'avversario della Roma in questa lotta per il secondo posto, che è il Napoli. Se ieri dovessi dire chi sta meglio, chi sta meno peggio, vista anche la partita di Torino-Napoli, al di là del risultato, chi diresti? Io Torino-Napoli non l'ho vista, devo dire la verità, perché ero impegnato da altre parti, ovviamente. Ho visto i cosiddetti highlights, devo dire che insomma il Torino poteva fare di meglio, perché quando colpisci il palo ci può stare una componente
di sfortuna quando ti mangi un gol solo davanti al portiere, è un errore, come è stato un errore ad esempio quello di Florenzi nell'ultimo minuto, e la stessa situazione probabilmente era quella di Immobile. Poi ha vinto la partita del Napoli e sarà una lotta molto dura fino all'ultima giornata, tenendo conto che la Roma ha 4 punti di vantaggio, come ha sottolineato ieri sera Rudy Garcia, per via dello scontro diretto alla migliore differenza reti, e ha una partita da recuperare. La Roma io non l'ho vista male da un punto di vista atletico, l'ho vista un pochino poco equilibrata da un punto di vista tattico. Un po' slegata? Mi sembra che non giocasse molto di squadra, c'è la prestazione di alcuni giocatori che secondo me va come posso dire, vivisezionata per capire un po' qual è stato l'esatto rendimento. C'è un giocatore su tutti che secondo me può aver tratto ha tratto l'occhio in un senso positivo o addirittura anche in un senso meno positivo, che è stato Nainggolan, perché secondo me lui ha fatto una buonissima partita in fase di interdizione a centrocampo, però forse doveva dare maggiore protezione alla difesa, e questo è un pochino mancato, come del resto è mancato anche da parte di Taddei, che ha fatto il suo per quello che può fare in questo momento. Probabilmente non sarebbe nemmeno aspettato lui di giocare così tanto, 2 partite di fila, anche se una dall'inizio, come era accaduto contro il Napoli e poi ieri. Lì mi sembra che la Roma abbia un pochettino sofferto. Ricordiamoci anche che è vero che De Santis ha fatto delle parate importanti, però ricordiamoci anche, sempre parlando dell'economia complessiva della partita, c'è stata un'azione in cui Allan ha mandato la palla alta praticamente a tu per tu con De Santis. Insomma, ci sono state anche altre situazioni che potevano procurare dei pericoli seri alla Roma. Mi sembra che, ecco, complessivamente la prestazione non sia stata eccezionale, come con grande, devo dire, onestà hanno riconosciuto anche i giocatori, De Santis su tutti. Ha detto ci prendiamo i 3 punti, la prestazione magari non è stata quella che tutti ci aspettavamo, però le partite poi si vincono anche magari talvolta non giocando in maniera scintillante, o perlomeno non facendolo per 90 minuti. La domenica precedente il Napoli aveva vinto ed era stato Benitez il primo a dire di non aver giocato bene, ma le partite si vincono anche in questo modo, quindi anche la Roma può vincere in questo modo. Io mi prendo i 3 punti, lo ripeto, però vado a cercare di capire le cose che secondo me non sono andate bene e cerco di migliorarle. Anche la gestione dei cambi, per dirne una, o delle scelte iniziali, io ne vorrei parlare se voi ne avete voglia. No, certo, entriamo nello specifico delle prove dei allora, singoli, anche delle scelte. Aspetta, Mimmo, fatti fare... Vai, sto qui. Sul fatto di questo equilibrio ci sta anche la dichiarazione di Garcia, che a fine partita insomma detto avevamo bisogno di ritornare al gol, di trovare la via del gol, che è quella che ci è mancata, un po' questo... È un po' il gioco della coperta, no? Quindi un po' sbilanciati in avanti perché dovevamo trovare la via del gol, quindi i rischi poi erano in questo equilibrio, no? Anche perché poi Nainggolan, come hai detto te, e Pjanic, è vero che erano portati molto di più nella fase offensiva che giocavano, non c'è stato un buon ripiegamento da parte dei 3 attaccanti, soprattutto da parte di destra, che è venuto a mancare un certo tempo perché è stato quello più impegnato poi nella fase difensiva. Mimmo, se l'hai guardato bene, sei attento, perché i primi 35, diciamo il primo tempo, era quello che rientrava rispetto a Totti e Gervinho, e anche sul gol ha fatto una corsa che era di 80 metri. Assolutamente sì, assolutamente. È venuto a mancare, veniva da dietro. È venuto a mancare. Quindi lui, Garcia, doveva trovare la via del gol, e trovare la via del gol con 3 attaccanti, diciamo 2 puri, Totti e destro di più a Totti, perché poi Totti è quello che si abbassava e faceva gioco. È venuto a mancare questo equilibrio, secondo me, nella zona centrale del centrocampo, dove l'Udinese poi giocava con 5, addirittura 6, perché Pereira, che affiancava certo. Di Natale, era un uomo in più a centrocampo. Sì, ma vedi, la partita secondo me ha detto anche una cosa importante, che noi spesso talvolta ci perdiamo di vista, no? Cioè l'importanza tattica che ha De Rossi all'interno di questa squadra, perché io mi rendo conto perfettamente che anche per 2 difensori centrali giocare con uno che li sta lì davanti, che gioca da libero staccato ma davanti a loro, sia comunque qualcosa che li possa far giocare con una certa tranquillità, no? Ieri mancava questo elemento, perché né Taddei né Nainggolan probabilmente hanno proprio le caratteristiche per giocare in quella posizione. Ti viene a mancare anche un giocatore come Strootman, che ti dà una grossa mano. Allora io ripeto, Nainggolan ha sporcato, ha rubato, ha intruppato, ha fatto
ha giocato mille palloni ma in mezzo al campo, probabilmente serviva maggiormente davanti alla difesa nella fase difensiva. Lui probabilmente è portato ad andare ad attaccare la palla, andare a cercare di rubarla in mezzo al campo, probabilmente ieri c'era bisogno di qualcuno che stesse più a protezione della difesa e questo è mancato, ma non per una colpa di Nainggolan, perché ha altre caratteristiche come anche altre caratteristiche da Dei. Allora proprio per questo io probabilmente mi sarei aspettato un altro tipo di scelta. Allora io vi faccio questa domanda: la domenica precedente si è giocata Napoli-Roma, no? Sì. Insomma, può essere considerata come la partita più importante, perlomeno dell'ultima parte della stagione, sicuramente una partita molto importante nell'economia complessiva del campionato della Roma. Allora, a Napoli, improvvisamente, a sorpresa, fate come vi pare, Rudy García mette in campo Romagnoli esterno sinistro basso. In una partita, lo ripeto, molto 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 delicata. Allora io mi chiedo, ieri, visto che mancava comunque un po' di equilibrio, c'era forse una squadra un po' troppo buttata in avanti, perché lui non ha fatto giocare subito Romagnoli? Ma non perché Todò non sia stato all'altezza della situazione, perché secondo me tatticamente ci stava più uno come Romagnoli rispetto a uno come Todò, che comunque veniva da un lungo periodo di inattività e probabilmente ha mostrato di avere qualche ruggine nei muscoli, no? Detto tutto questo, poi io un'altra cosa che non ho capito, ma insomma poi è bello parlare di queste cose quando poi hai vinto, stai sereno, c'hai 3 punti in più in classifica. Io il cambio di Bastos francamente non l'ho capito perché ho fatto fatica a capire che cosa dovesse fare all'interno del campo. Io, se non ricordo male, sembrava a me a un certo punto 4-4-1-1 con Bastos a destra e Florenzi a sinistra e sì, Pjanic subito Gervinho. Sì, però io mi chiedo sempre ma gli Aic, ma perché non viene data neanche una possibilità a sto ragazzo di magari giocare? Cioè ieri sono entrati 3 giocatori e lui non è entrato nemmeno con 3 cambi. Poi voglio dire, io ho un discorso che ho fatto anche l'altra volta, cioè Bastos non è un patrimonio della Roma, gli Aic è un patrimonio della Roma. Allora io penso che ha come il discorso che abbiamo fatto nei giorni scorsi, no? Come va salvaguardato il patrimonio di destro, che può essere discusso e come deve fare a te, però va alla media di quasi un gol a partita, poi è in truppone, cioè braccia come dici te, David, non mi ricordo, che è butta da una parte all'altra, sì. Non può piacere. Secondo me in alcune mosse lui dimostra di non essere ancora a posto fisicamente, perché lui fa un movimento, il classico movimento di destro, che può essere paragonato per certi versi al movimento di Del Vecchio. Ricordate, Del Vecchio c'era solo una finta, no? Sì. E lui... però faceva quella e ogni volta riusciva a liberarsi dell'avversario. Lui fa scorrere il pallone, sì. Poggiandosi, bravo, col culone. Bravo. Però ancora la palla certe volte gli si intruppa, nel senso che gli viene male sto giochino, ma non perché non è buono a farlo, perché sia una sega, perché quando tu stai 7, 8, 9, 10 mesi senza giocare, c'è bisogno di tempo per recuperare proprio le misure, il contatto col pallone, tutte queste cose qui. Già, io ti dico, lui quello che sta facendo dopo un infortunio così grave che l'ha tenuto così tanto tempo lontano dai campi di calcio, secondo me sta facendo tantissimo, indipendentemente da tutte le cose che voi lo sapete, io penso su il centravanti che deve spaccare la porta eccetera eccetera, però a destra è uno che fa un gol a partita quasi, Allora destra è l'abbiamo detto i giorni scorsi, è un patrimonio della società e bisogna capire anche se questo è un giocatore che ti può venire buono per l'anno prossimo, no? Quante volte l'abbiamo detto la settimana scorsa? Sì. Ok, perfetto. Perché questo discorso non deve valere anche per gli Aic? Cioè, ieri il cambio di basso, cioè, te lo dico, io non l'ho capito. Io sono d'accordissimo con te, Mimmo, sono super d'accordo. Pensavo che mettesse gli Aic, perché d'accordo. Se tu mi dici che basso sia un elemento che mi serve per la corsia sinistra, poi tu me lo metti in tutt'altro ruolo. Lui ha cominciato le cose più, perlomeno quando io mi ricordo che stava in campo Bastos, perché non è che si è visto molto, l'ha fatta qui sotto di noi, sotto la Monte Mario, sì, praticamente da alla destra. A destra, sì. Allora, se ti serve un giocatore che ti deve dare qualche cosa, gli dai la palla, gliela affidi. No, ma anche tenere palla, perché in quel momento. Gliela affidi, la tiene, certo. Allora, mettimi gli Aic, no? Perché non mi metti gli Aic? No, ma in quel momento, anche perché poi se te metti 4-4-1-1 o 4-5-1, quello che era, non c'era più nessuno in campo che tenesse la palla, non ce n'era più manco uno, perché Pjanic stava comunque basso, Gervinho non è uno che se tu gli fai il lancio lungo ti tiene palla, con così gli Aic perlomeno uno che se gli dà la palla c'ha la tecnica, c'ha la capacità di farlo il possesso palla. No, ma anche perché io ho fatto un ragionamento, l'ho fatto immediatamente e poi l'ho fatto anche a posteriori con un piccolo brividino.
nel momento in cui tu togli prima Totti e poi Destro dal campo e chiudi la partita con Gervinho, Bastos e Florenzi teoricamente lì davanti, io avevo il terrore che l'Udinese potesse pareggiare e tu non c'avevi più la gente, vanno a fare un altro gol. Se mancava, allora perché non pensare prima ovviamente a un giocatore come Ljajic, che probabilmente è il più attaccante, no? Di Bastos sicuramente, anche di Florenzi, siamo lì con Gervinho, no? Ha altre caratteristiche, però allora, però lo ripeto, stiamo facendo, cercare veramente, come si dice, la buccia, come si dicono queste cose in questi, in questi casi, nel senso che la Roma ha vinto, però siccome c'è anche una discussione per come ha vinto, tu hai incominciato il mio collegamento dicendo ci sono due versioni, la Roma ha sofferto, non ha sofferto, io penso che se fossero stati fatti degli altri cambi probabilmente avresti sofferto di meno, tutto qua, indipendente da poi da come è finita la partita. Facciamo una cosa, Mimmo, visto che siamo a 20, così andiamo precisi proprio, proprio. Andiamo un attimo al break e poi entriamo anche nello specifico di alcune, insomma, prove proprio individuali. Ma Riccardo c'è? Che? Come no? È andato via? Sì, ma quello, oramai sta. Io non ci farei più tanto. Io ho dovuto prestare io, Ho fatto finta che c'avevo freddo, ma siccome sotto c'erano una magliettina troppo aderente, ho pensato che non era il caso. Quindi mi piace stare scritto tutta la magliettina. No, era proprio che quello che si vedeva, quello che si evidenziava. Sta più lasco. Mi sento vabbè, bello. Io vi aspetto qua. Vabbè, tra poco. Vai. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Come va? Buongiorno Rossi, buongiorno Righetti, buongiorno Angelini, buongiorno, buon appetito a tutti. Buongiorno Ferretti. Buongiorno Mimmo. Tutto bene? Tutto a posto? Abbastanza, scusate il ritardo. Ero andato al break. Senti Mimmo, no, invece una cosa seria, ci sono delle valutazioni che vorremmo fare insieme con te riguardo alle prestazioni. Abbiamo detto, possiamo dire che il dato che la Roma ieri prende due gol in una partita in casa, che era quanto aveva preso in tutte le partite in casa finora, dimostra che probabilmente dal punto di vista difensivo, della fase difensiva, non della difesa, la fase difensiva è stata forse la peggiore partita della Roma, perché oltre ai due gol tante occasioni. Ripeto, secondo me perché mancava lo schermo a protezione della difesa. Ecco, mancava. Io ho detto, mi sono sbilanciato, ho detto che ieri forse è mancato più De Rossi che Strootman, perché De Rossi c'ha una capacità straordinaria Mimmo di interrompere le linee di passaggio anche soltanto con la presenza sulla traiettoria, no? Cioè, spesso ci sono delle cose che confermo, noi non confermo quello che ho detto prima, esattamente quello che tante volte noi non ci accorgiamo dell'importanza di De Rossi all'interno di questa squadra. Perché non c'è bisogno che fa un intervento, ma semplicemente per essere capace di stare su una linea di passaggio. Sì, ma anche quando non le prende laterali, ma batte a rivedere quante volte lui soprattutto quando incontri squadre che giocano con un centrocampo così a 5, diciamo, no? Perché il terzino è costretto sempre della tua squadra, in questo caso la Roma, è costretto sempre a uscire molto alto, quindi riportare questo equilibrio diventa lo ripeto, una mancanza di equilibrio alla base della non buona prestazione in fase difensiva della squadra, alla quale probabilmente ha contribuito molta gente che giocando davanti non dava una mano in mezzo, tutto qua. Mi dici Mimmo la prestazione in particolare di Dodò, che ti è sembrato, tenendo conto? No, mi è sembrato arrugginito, mi è sembrato che insomma lui ha bisogno ancora un po' di tempo per recuperare bene dopo l'infortunio. Non mi è piaciuto da Dodò, mi aspetto qualche cosa in fase offensiva, non ha dato neppure quello, o se l'ha data veramente col contagocce. In fase difensiva ha mostrato i soliti limiti, insomma Dodò è quello. Però se lui fa bene la fase offensiva diventa un giocatore che ci può stare. Ieri non ha fatto bene nell'una nell'altra. Ecco, non credi che quanto può aver influenzato il fatto che tornava dopo tanto tempo Mimmo Ritmo partita? Sì, questo sicuramente. Soprattutto sulla fase. Però noi dicevamo che probabilmente anche per le critiche che insomma gli sono state fatte, soprattutto nella parte iniziale della stagione, questa cosa possa in qualche modo condizionarlo, no? Spero che lui abbia la personalità, la mentalità per mandare tutto a quel paese, scrollarsi tutto di dosso e poi quando sei in campo giochi
e sai fare le tue cose, riesci a fare tutte le tue cose. Io credo che lui abbia bisogno di come posso dire, di stare molto bene fisicamente, probabilmente ancora non sta così bene fisicamente, e per il tipo di partita di ieri, visto che lui non ha fatto una partita in chiave offensiva, l'ha fatta soprattutto in fase difensiva, allora tanto valeva tenere uno come Romagnoli, che probabilmente sarà meglio di lui da un punto di vista proprio atletico. Infatti a un certo punto lo inserisce perché ma mancavano proprio 10 minuti. Non è la prima volta che succede questa cosa, che Garcia prende, cambia Dodò, lo toglie e mette un altro al suo posto, era già accaduto anche in altre circostanze. Allora non vorrei che questo ragazzo perdesse insomma, come posso dire, anche fiducia nei propri mezzi, perché se tu lo fai giocare poi nel momento in cui la partita, diciamo così, c'ha bisogno di altre risorse, tu lo togli, vuol dire allora quello ti serve soltanto a fare un certo tipo di gioco, invece dovrebbe essere un giocatore completo. Cioè, non penso, ti faccio un esempio adesso che ovviamente è molto esagerato, cioè se tu c'hai bisogno di fare una partita di un certo tipo metti Maicon, poi quando ti serve uno a difendere più levi Maicon, no, assolutamente. Però allora evidentemente ancora non si è capito bene come impiegare questo ragazzo, e soprattutto capire se lui è più portato, ad esempio faccio un discorso e mi leggo anche a Ubaldo e al nostro amico Galoppini, professore Signo, sì. Se lui non sia più uno da centrocampo a 5 con una difesa con tre centrali, nel senso che lui, diciamo così, con minori compiti in fase difensiva possa avere una libertà anche mentale superiore, cioè sapendo che poi ci sono tre difensori centrali che stanno a protezione della propria porta. Perché lui non la fa e non la farà mai bene al 100% la fase difensiva, capisci? Lui ad esempio ieri ha dimostrato che ancora riesce a farsi beccare con la palla dietro, no? Nel senso si fa scavalcare dal lancio, tu dici. Esatto, cioè se ne proprio non ce l'ha nelle sue corde il fatto di essere un terzino, probabilmente lui è più un esterno d'attacco, e allora lo ripeto, secondo me lui andrebbe bene una squadra che c'ha 3-5-2 e potrebbe essere il quinto a centrocampo. Quando la difesa gioca a 4 lui un pochettino soffre, tant'è vero che quando c'è bisogno di difendere meglio Garcia sistematicamente lo toglie e ne mette un altro. Mimmo, stavo leggendo un po' le pagelle, ho visto che al di là delle chi mette 5, chi 4 e mezzo, eccetera, viene attribuita a Dodò la responsabilità sul gol sul secondo gol dell'Udinese, perché diciamo va a saltare lui su Danilo. Io pure ero rimasto ieri, lasciando lo stadio, ero rimasto convinto anch'io di questa cosa qua. Poi me l'ha fatto notare Donetto quest'oggi, perché stavamo rivedendo le immagini. In realtà Danilo inizialmente è marcato da Benodia, che se lo fa scappare, e Dodò, che stava marcando uno che aveva dietro le spalle, lascia la sua marcatura per cercare di andare a raddoppiare, andare a dare una mano, non ci riesce, eccetera, eccetera. Quindi secondo me possiamo dire che c'è una compartecipazione. Devo dire anche un'altra cosa, che riprendo un discorso che forse prima non era stato chiarissimo da parte mia, che pure in una giornata in cui noi abbiamo dato De Santis il migliore in campo per quanto riguarda Roma, sul secondo gol a me De Santis non ha convinto, con la respinta di pugno in quel modo, cioè lì non la smanacciata, non se le spinge in quel modo, no, dritta per dritta, probabilmente lui non se l'aspettava, non era ben preparato, non era pronto, non era messo bene col corpo, quindi poi dopo anche l'errore in compartecipazione fra Dodò e Benassià va ad ingigantirsi, a diventare più grande magari di quello che era, perché poi ti porta a prendere un gol con la compartecipazione poi secondo me anche di De Santis, ma credo secondo tutti, però poi De Santis si fa almeno due parate straordinarie su Di Natale e diventa lui il protagonista della partita, ma buonissima anche quella su Batu proprio all'inizio della partita, no? Ve la ricordo. Quella era già solo 1-0. Mi sembra quella più bella a me. Sì, perché penso. Quella è andato giù. Ma guarda, sul diagonale di sinistro di Natale. Bravo, era difficile. Credete? Perché si stende tanto. Si stende tanto lì, Mimmo. Gli prende tempo. Lì, no, perché Di Natale gli fai complimenti. Di Natale gli fai complimenti, Mimmo. Gli fai complimenti, guarda, una volta manda a fanculo. Sì, lì ci sta, però. È anche giusto. C'era quel famoso detto, amico. E dai. Mimmo, mi dici invece la tua su Higuaín, su Torino-Napoli? Cioè, me la dici? No, ti volevo dire di Pjanic, Sì. Insomma, io penso di essere abbastanza riconoscibile come uno dei fondatori o comunque del palinsesto di Radio Pjanic, no? Ecco, Pjanic ieri a me non ha entusiasmato. Mi aspettavo che a un certo momento lui prendesse maggiormente in mano la squadra.
e soprattutto dopo l'uscita di Totti mi aspettavo qualcosina di più, mi aspettavo un contributo maggiore sul piano qualitativo. Non ha fatto secondo me una grandissima partita, all'interno della quale però lui mette due volte un compagno solo davanti al portiere, la prima volta con una giocata fantastica su Gervinho e poi da lì nasce il gol di Totti, la seconda volta probabilmente è stato anche un eccesso di generosità, ma comunque ha dato veramente la possibilità a Florenzi di, sì, di fare quasi gol a porta vuota praticamente. Quindi è stato comunque un giocatore che nell'economia complessiva della partita, anche se non ha giocato una partita straordinaria, è stato comunque decisivo in almeno due circostanze, una ha portato al gol di Totti che ha sbloccato la partita. Ecco, Higuain? Higuain ha fatto un bel gol, no? No, come male. No, vabbè, una cosa mi fa impazzire, no? L'ho intervista fino alla partita. Sono scianchette e scianghette, quindi va bene. No, ma a parte quello, dice no, perché stava guardando il giocatore, stava guardando il pallone, tutti e due guardano il pallone. Sì, ma se guarda il pallone, perché gli mette la mano davanti al collo cioè, quindi non sta a guardare, quindi lo sapeva perfettamente. Quindi se uno sta dentro l'area, Mimmo sarta da una gomitata, dice guarda il pallone, basta dipende. Che guarda il pallone, non è perché? Da dico cosa? Dipende sempre da con che squadra giochi. Ah, ecco, questo magari può essere una... L'arbitro chi era? Dovere di Roma, no? Dovere di Roma, sì, esattamente. No, okay. Ci ha favorito proprio, mai che... di Roma. Che ne puoi sapere che, No, la cosa bella è che alla fine della partita, e lì Galopera ha reagito molto bene, ma ci sono polemiche, Higuain su questo. Ma io ho fatto una corsa, ho fatto una cosa della partita. Partita, sì. Ho segnato, è tutto a posto così. E Benitez che dice, beh, una volta succede uno, Benitez ha detto un'altra, dice, capisco che quando si perde, dice uno, deve cercare dell'attenuante. Sì. Però voi dovete fare una cosa, dovete dimenticare queste cose, dovete pensare soltanto a spingere per quanto possibile, non so in che modo, comunque la squadra è la conquista del secondo posto, poi dopo fino a che gli altri vincono e tu vinci va bene, tanto questo è un campionato che mi sembra abbastanza barzellettifero per certi versi, no? Rispetto soprattutto a quelle che sono state il diverso, come posso dire, atteggiamento degli arbitri su falli anche simili, no? E questo è un campionato strano, quindi questo campionato tu devi cercare di arrivare al tuo secondo posto, che sarebbe un risultato credo straordinario per quello che c'era una decina di mesi fa a Trigoria e dintorni, e quindi non devi stare troppo a pensare, David, a quello che succede agli altri, perché sennò ti viene il mal di fegato, ti viene il sangue amaro, ti viene il cerchio alla testa. Mazza, una cifra di cose. Ti senti un fuoco nel... Tipo come Cocciante, ti senti vuoto nella testa, tu ricordi? Esatto. Era quando finisce l'amore. Metti una foto di David e fai, poi cominci a mettere un cerchio alla testa. Un altro. Lo stomaco che ti brucia. Santo David. No? Sì, un altro cerchio alla testa, capito? Già c'entra come sei brutto. Ami. Ma dove stai? A Mercato Ami? Vabbè, ma io siamo coetani, dai. Vai, signor Ferretti? Sì. Ieri si chiamava Kevin, sabato come si potrebbe chiamare? Ma no, io mi stavo aspettando, Sì, che io me la faccio passare così, no? Sozzoni, no, ma noi diamo... collegamento, vi siete ricordati che io ho chiamato il God del Capitano? Se l'eravamo lasciati. Siete veramente degli sozzoni. Ma infatti, Mimmo... Quando va a festeggiare il capitano? No, a fine, quando lui va a risultare, va a far vedere la maglietta. Era per Mimmo, per quello. Guarda che qualcuno poi avrebbe detto. Sai che... Il Galopera aveva chiamato quello di Totò peggiore in campo, pensate. Ma quale peggiore in campo? Avete fatto casa una cosa? Totti, mentre prendeva l'abbraccio, no? Dal momento in cui ha preso l'abbraccio al momento in cui uno dalla panchina, un inserviente, non so chi era, un massaggiatore, gli ha tirato, io so chi era, ma non lo dico, gli ha tirato la maglia, la maglietta di Strootman. Avete visto lui che stava facendo? Non so se verrà anche multato, stava telefonando. Ah, ecco, stava telefonando, lui ha detto sì, è vero, confermo. Avete visto tutti questa scena e lui stava telefonando a qua amico che aveva appena attaccato con Mourinho. Esattamente. Ma che stai a dire? Ferretti, non era così. Tanto che ha dovuto chiamare due volte. Riguardala bene, David. Non è così. Totti, dal limite dell'area dell'Udinese fino a davanti lì alla telecamera, stava al telefono a parlare con qua amico tuo, quello del tweet è facile, capito? Sì. Quello gli ha telefonato Mourinho, tutte quelle. Il twittarolo. Niente che... Il twittarolo. Se non succede niente...
che sta amico non voglia. Senti, io ho scritto un libro. Sì. Dai, ho ballato a Vicovaro Mandela. Cioè questo. Hai visto? Sì, guarda che. No, guarda sei che. Simpatico. No, guarda che. Guarda che c'è. Veramente simpatico. Tu c'hai qualche cosa da dire con gli abitanti di Vicovaro Mandela? Assolutamente. Ah, beh, attenzione. Perché saluto. Rigatone Carlo Riccitelli, te lo ricordi? Ubam, te lo ricordi? Era il portiere? Era di Vicovaro Mandela? Grande, come sì, no? È di Vicovaro, sì. Di Vicovaro. Perché poi si dicono sempre sì, insieme, è come Narnia Amelia. Sono due è come per la stazione. San Vittorio e Caglianello. Beh, no, adesso ne no. È come, che ne so, Cacio e Pepe. Senti come Cacio e Pepe. Senti che te. Ma perché scusa, perché si dice Totti e Ilari? Non lo so, è vero. No. Sarà Francesco e Ilari. Esatto, Totti e Ilari. Cioè, Sandro Raimondo, no? No? Per dire. Sì, e Totti. Ubaldo e Galopeira. Ric e Gian. E poi c'ha Ric e Gian. Oh. Franco I e Franco IV. Una cosa volevo Gianni ricordare. E Pinocchio. Oh, la signora Cafù non esiste. Sì, ma perché ancora gira. La signora Cafù non esiste. Non esiste. Ancora gira la signora Cafù. La signora Cafù non esiste. Mamma mia, quanto tempo perso. Ferretti, Mimmo. Che va? Dimmi, Riccardo. Posso stare tranquillo? Che senso? Oh, tranquillo, ho fatto una domanda. No. Io mi mandato i messaggi in codice. No, vabbè, ho fatto una domanda. Posso stare tranquillo? Ah, era riferito a quel discorso lì. Ah, io veramente. Guarda, ti dico una cosa. Chi sono cose che attengono? Chi può dire? No, no, ti dico una cosa. Mai stare tranquillo. Mai, proprio mai, 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 mai. Mai, mai, mai. Ferretti, noi ci sentiamo domani. Sempre se Dio vuole. Ciao. Ciao.